Riapre dopo diversi mesi di chiusura il Teatro Comunale di San Giorgio Canavese. Come mai si era verificato questo piccolo inconveniente? Noi abbiamo avuto un grosso problema strutturale relativo alla stabilità del palco, perché abbiamo scoperto dei problemi relativi alla tenuta delle solette che reggevano appunto il palco, che erano due sovrapposte, e abbiamo dovuto di corsa intervenire per sventrare tutto e ricostruire praticamente tutta quella parte del teatro ex novo. Ma questo ci ha consentito anche di fare qualche altro lavoro che si è reso necessario ed era utile, come interventi sull'impianto elettrico, sull'impianto acustico. Abbiamo abbassato e ampliato il palco, rendendolo quindi molto più fruibile. Abbiamo messo diversamente le quinte in modo da creare più spazio sul palco. Abbiamo rintinteggiato completamente gli interni e anche la facciata e più altri lavori minori. È stata una catena di interventi generata appunto da questa prima esigenza di metterlo in sicurezza ed oggi presentate il risultato, un risultato ottimale a quanto si può vedere. Sì, siamo molto soddisfatti di essere riusciti con questa necessità a ottenere un teatro sicuramente migliore e più utilizzabile. Già questa sera abbiamo un'orchestra molto numerosa che si esibisce, stanno sul palco in 35, quindi l'abbiamo notevolmente ampliato. L'acustica era e continua ad essere buona, quindi contiamo di poter incrementare l'uso anche del teatro per il prossimo futuro. L'inaugurazione con un evento d'eccezione, avete deciso di far esibire dei giovanissimi e talentuosi musicisti. Dunque, noi abbiamo un'attività, diciamo, di interscambio che riguarda le bande musicali nostre, dei comuni vicini, come quello di San Giusto, come quella appunto di Feletto. In particolare il maestro Lampa, che è uno dei due direttori del laboratorio musicale di Feletto, insegna anche ai nostri ragazzi della nostra filarmonica Carlo Botta. Volentieri abbiamo accolto la loro disponibilità ad esibirsi e questa sera sono qui con noi. D'altronde era l'occasione giusta per sentire un'orchestra giovanile, difatti il pubblico molto numeroso mi sembra aver gradito la proposta. La realtà teatrale è importante per San Giorgio, anche perché qua si annovera uno dei personaggi importanti a cui tra l'altro intitolate proprio questa struttura. Sì, noi abbiamo avuto nella straordinaria fioritura di personaggi sangiorgesi, soprattutto a cavallo fra 7 e 800, fra i tanti dicevo una eccezionale cantante lirica, Teresa Belloc, interprete prediletta di Rossini, che scrisse proprio per lei La Gazza Ladra. E abbiamo pensato, dopo la riapertura, la primavera prossima, di intitolare ufficialmente questo teatro a Teresa Belloc, che consideriamo sangiorgese, nonostante lei fosse nata a San Benigno, ma essendosi sposata qui a San Giorgio con un medico che poi divenne il suo impresario, ha in realtà vissuto tutta la sua vita artistica qui da sangiorgese, oltre che nei teatri di tutta Europa.